Il liceo Silos torna protagonista con la Notte Nazionale del Liceo, evento annuale di cultura e tradizione che mette i suoi alunni al centro dell'attenzione cittadina con poesie, racconti e rappresentazioni teatrali, affrontando il tema di superstizione e religione. Abbiamo organizzato la giornata innanzitutto come ogni anno, cioè ci sono diversi ragazzi che organizzano diversi laboratori a seconda delle loro classi, anche dei loro professori, che poi mettono appunto diverse attività, giochi o magari semplici rappresentazioni. È un'attività che coinvolge i ragazzi, coinvolge i professori, insomma, è un'attività per dare più motivo di unione a questa scuola e ai ragazzi. Sono per questo orgoglioso. E sono contento specialmente perché sta in questa sede che poi è quella che lui è una sua creatura. E oggi è una giornata particolare, la notte nazionale, sesta edizione della notte nazionale del liceo classico. Il tema che tratteremo nelle diverse sfaccettature è fede, quindi religione e razionalità. Gli alunni si sono cimentati unitamente ai docenti e protraemo tutte le attività fino oltre le 12. Ospite illustre della serata è stato Monsignor Francesco Savino, vescovo di Cassano allo Ionio, che ha discusso sul rapporto fede-superstizione e ha aperto un dibattito sull'importanza e la presenza di Dio nella vita di tutti i giorni, con riflessioni di teologia e filosofia, partendo dalla poesia L'infinito di Giacomo Leopardi. La cultura classica è importante perché di per sé la cultura ti offre gli strumenti di comprensione e interpretazione della realtà con tutte le sue contraddizioni e con tutte le sue bellezze. Per cui io sono convinto che dobbiamo tornare a studiare uno studio profondo, uno studio che ci consenta quella che a me piace chiamare dal mio versante la duplice fedeltà: la fedeltà alla terra, la fedeltà al mondo, la fedeltà alla nostra etica di responsabilità nel qui ed ora e anche la fedeltà a Dio per chi crede in Dio. Dunque Dio diventa il tema centrale ed è in grado di racchiudere tutte le discipline che in un modo o nell'altro hanno un filo conduttore, la fede. La serata poi si è conclusa con un concerto che ha tenuto impegnati gli alunni fino a tarda serata.